Buongiorno ragazze, allora oggi lunedì volevo farvi vedere degli acquisti bio che ho fatto sabato. Sono acquisti per lo più, anzi direi sì, quasi tutti mangerecci, quindi vabbè, se non vi interessa, non sto comprando praticamente niente, né per la cura della persona né per né di make-up, perché ho un sacco di cose che sto smaltendo, finendo, insomma, quindi non compro cose inutili, diciamo così. Se ne ho già da smaltire, però appunto ci tenevo a farvi vedere queste cose perché in realtà è stato un giorno sabato pomeriggio. Sono andata con questa mia amica e è stato un giorno molto bello, mi sono molto rilassata e divertita. Quindi insomma, volevo condividere con voi questo mood, diciamo, di sabato scorso. Sono stata in questo posto che si chiama Piacere Terra Bio. Questo qui, io non so se è una catena, probabilmente sì. Io sono stata ad Esio. Mi ci ha portato appunto questa mia amica, io questo posto non lo conoscevo, e mi è piaciuto tanto perché è un po' come Natura Sì, però non ha solo la parte del supermercato, ma ha anche una parte di bar bistrò, molto carina, dove si possono bere questi centrifugati, queste cose super bio, super salutari, e devo dire mi è piaciuto tantissimo. Io ho preso un centrifugato appunto, ed era molto buono, vabbè, questo giusto per raccontarvi. Comunque, vabbè, il posto appunto era questo qua e ho comprato, vedrete delle cose già iniziate perché chiaramente le ho assaggiate, nel senso. Ho preso questo pane, adesso è chiuso, spero di... Questo bambauletto al farro che mi sta piacendo tantissimo, come potete vedere ho fatto dei tramezzini in questi giorni, e, insomma metà è già andato. Buonissimo, mi è piaciuto tantissimo e vabbè, sono tutta roba biologica, certificata e CEA, insomma, quindi... E sinceramente anche a livello proprio di ingredienti mi sembra meglio rispetto ai vari bambauletti, insomma, che si trovano in commercio. Quindi vabbè, questo qua l'ho pagato tra i 2 e i 3 euro. Non ricordo sinceramente, tra l'altro non ho sotto mano lo scontrino, comunque non ho comprato niente che costasse un'eresia. C'erano in offerta invece nel reparto fresco, anche questi me li vedete... già aperti perché li ho già assaggiati, appunto ci ho farciti i tramezzini. Allora, uno è un prodotto 100% vegetariano, uno è addirittura vegano. Questo è quello vegetariano. Ho tenuto comunque qualche fetta per farvi vedere. Questa linea così bio e sono questi affettati però assolutamente vegetariani. Questa è petali, ceci, pomodorini, olive, capperi. Vi faccio vedere gli ingredienti, che sono questi qua, e quindi questi, e invece questi qui che sono vegani, sempre petali li chiamano, sono vegani, sono grano, ceci, limone e curcuma, ed è fatto così, e gli ingredienti sono questi qua. Io li ho assaggiati entrambi, devo dire che, se ve li metto dritti, questi qui mi piacciono da morire, questi qui con lime, molto più di questi, che sono buoni però, non lo so, mi piacciono meno. Questo affettato qua mi piace tantissimo. Quindi questi li ho pagati anche questi tra i 2 e 3 euro, 2,89 euro se non sbaglio l'uno. E poi ho preso questi due che li ho, non so, li ho adocchiati, mi sono saltati all'occhio. Sono due box. Uno è Magic Box di questa marca mai sentita. E praticamente dentro ha una bustina di ogni tipo. Ogni tipologia è venduta appunto da questa marca. Sono tè, ragazze. Io oggi ho assaggiato, tra l'altro, qua la tazza ancora. Tra l'altro, vabbè, c'è la frase attaccata al cosino qui di cartone, che dice, è in inglese e in tedesco, credo. Non ve la leggo in tedesco, non ce la potrei fare, però in inglese ve la leggo. Time that we take is the time which gives us something. Il tempo che ci prendiamo è il tempo che ci dona qualcosa. Quindi comunque questo, e ho assaggiato questo qui, che era l'Harmony ed era alla cannella, buonissimo, mi è piaciuto tantissimo. Infatti fa un profumo pazzesco. E quindi questo l'ho pagato, non l'ho pagato poco perché l'ho pagato sui 5 euro e sono dentro 12 filtri. Però vabbè, era una chicca, ho detto ma sì, perché no? E l'altro, sempre pagato sui 5 euro, sempre tè, ovviamente di questi non ho ancora assaggiato niente, come potete vedere è ancora nella plastica, è questo qui della Ari Tea ed è Buddha Box e qua ci sono dentro 11 varietà di questo marchio e dietro ci sono scritte tutte le varie, vabbè, scritte piccolissime, però i nomi poi tra l'altro sono fantastici, Mindscape, Heart Center, Calm.
New Sensation, Inner Connection, Life in Balance, tutte queste cose un po' zen, che io ovviamente amo, cioè mi comprano facilmente con queste cose, ecco. E quindi vabbè, questo era l'haul bio da piacere trap, appunto. Poi sono stata, ho fatto un giro così al volo ieri, al Tigros, e ho trovato ragazze, questa ve la volevo proprio segnalare, perché ho trovato questa, avevo una voglia di Nutella pazzesca, si vede che mio marito è via. Avevo una voglia di Nutella pazzesca, però non avevo voglia di comprare proprio la Nutella perché è grassa e non è che faccia proprio bene. Ora, questa che ho comprato, secondo me, non è che sia proprio. Però quantomeno è vegana, nocciolata senza latte, prodotto biologico, ed è della Rigoni di Asiago, proprio certificata ICEA vegan. E ragazzi, anche questa ieri sera l'ho assaggiata, a parte che ha molti meno grassi. Se guardate la tabella nutrizionale, adesso vabbè, è piccolissima, però comunque ha meno grassi rispetto alla Nutella normale. Io comunque ieri sera l'ho assaggiata perché ovviamente non potevo resistere, ragazzi, è buonissima. Cioè, è proprio buona, cioè, sa proprio di Nutella, è buonissima. Tramezzino con il pane di farro e questo qua, e siete delle donne felici, ve lo dico. Insomma, comunque questa ve la consiglio. Anche questa non è che l'abbia pagata, cioè costa come la Nutella alla fine, non è che costi tanto meno. E poi niente, vabbè, sono stata di fianco al Tigros dove vado io, c'è cioè Lillapua, e ho fatto un giro più che altro così per rifarmi gli occhi, ma ovviamente non ho comprato niente. Però mio marito aveva bisogno della spugna per la doccia, lui ha il bagno verde, e allora io ho voluto prendere, guardate che carina, questa qua pagata una sassata tra l'altro, perché l'ho pagato 2 euro e qualcosa, che voglio dire, per una spugna. Però era carina, spugna rete profumata, con potere germinativo energizzante del profumo di bambù, niente poco di meno che, e niente, vabbè, io ho preso questa spugnetta carina, quando torna se la ritrova, mi sembrava una cosa carina, anche Made in Italy, quindi sì, proprio proprio. Va bene ragazze, questo era il mio video haul. Spero in realtà di avervi fatto compagnia in qualche modo, perché mi rendo conto che i miei acquisti, ecco, forse a parte il fatto di essere bio, però non è che abbiano tutta questa grande così, che suscitino questo grande interesse, però non voglio far passare troppo tempo senza caricare video, e mi sembrava comunque carino condividere con voi quello che ho comprato. Niente, io vi mando un bacione enorme, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!